Eccoci, sono tutti quanti cari bimbati della Zilli nel canale, un'altra seratona insieme, con questa atmosfera da prestigiatore lugubre, no? Con queste luci soffuse, e andiamo a parlare subito di altri colpi di mercato. Oltre a Zaniolo c'è qualcos'altro che bolle in pentola, quindi subito prima però quei saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti ragazzi, benvenuti nella community ragazzi, stiamo veramente facendo un gran lavoro ottimo e grazie per il supporto, e un altro ringraziamento speciale che va a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e grande ardore. Allora, parliamo subito della bomba che è scoppiata praticamente qualche minuto fa, una ventina di minuti fa, da confrontare anche Tutto Sport e Juventus News 24. Serge Gnabry forse non rinnova col Bayern Monaco. Tra l'altro il ragazzo ha detto chiaramente che lui vuole decidere dopo il ritorno dalle ferie. Il contratto suo è in scadenza 2023 a giugno e il Bayern Monaco ha detto chiaramente che se il ragazzo non rinnova è disposto a cederlo. Quindi la Juve si è fatta subito avanti. Tra l'altro i social sono impazziti subito perché e il ragazzo ha vestito un cappellino con marchio Adidas, ma si vede benissimo anche il logo della Jeep della Juventus, quindi è un cappellino della Juve. Non si sa se lui abbia voluto mandare qualche messaggio subliminale, comunque è un giocatore funzionalissimo al 4-3-3 o anche al 4-2-3-1, perché può giocare dietro la punta di riferimento. E la cosa che comunque fa ben sperare è il fatto che comunque anche il suo cartellino non costa tantissimo, dato appunto che va in scadenza, ed è un ragazzo che ha 27 anni, li compie tra due settimane, quindi anche a livello futuribile ci può stare. È uno che ha fatto veramente tanto negli ultimi anni, ha vinto la Champions col Bayern, ricordiamolo, e poi ha vinto anche tutti i trofei internazionali di riferimento, Supercoppa Europea e Intercontinentale. Quindi io sinceramente ci farei almeno un pensierino, non dico che arriva, però è un sogno che si può tranquillamente cullare, e perché no provare ad aprire i ponti col Bayern, dato che comunque abbiamo dei buoni rapporti dirigenziali con gli agenti dei giocatori, abbiamo fatto diversi scambi nella storia, quindi perché non provare appunto a tenere viva questa pista. Per quel che riguarda Zaniolo, andiamo un po' in profondità, nel dettaglio. Oltre al fatto che la Juve potrebbe addirittura metterci i 45 milioni che chiedono i Fredkin, c'è questa opportunità, questa chance ghiotta di dare Arthur alla Roma, e piace tantissimo a Mourinho, è un suo beniamino, anche perché a centrocampo potrebbe far comodo. Ricordiamo che la Roma deve comunque alzare l'asticella, quest'anno ha vinto una coppa, la Conference Cup, quindi magari quest'altro anno potrebbe puntare al quarto posto. Per farlo deve bisogno di giocatori che comunque tastano l'atmosfera di alto livello, no? L'altro comunque è uno che ha pestato campi importanti, al Barcellona comunque è arrivato in semifinale, mi ricordo, di Champions, ha vinto mi sembra anche il campionato, non sono sicuro. Alla Juve comunque ha sempre lottato per le prime posizioni, quindi magari come geometrie potrebbe dare qualcosa anche alla Roma, che comunque potrebbe tenere tranquillamente Veretout, e vediamo, visto che ha dato via Mkhitaryan, gli farebbe comodo qualcuno a centrocampo. Vediamo, perché grazie a lui potremmo abbassare il valore del cartellino, perché Arthur comunque sui 20 milioni li vale, dai la differenza di 25 cash alla Roma e si è a posto. Tra l'altro un altro dettaglio, lo sapete già, le foto social di Zaniolo impazzano dappertutto, imperversano nei social, con la maglia della Juve appunto indossata da Nicolò. Vediamo, potrebbe essere anche un ritorno di avvicinamento verso Ken, che tra l'altro gli ha fatto gli auguri perché compie gli anni. Potrebbero riunirsi i due degli azzurri, appunto, e vediamo cosa accadrà. Potrebbe essere comunque un altro di quei giocatori da ufficializzare in questi giorni. L'importante è però che non ci dilunghiamo più di tanto, perché come ripeto il ritiro comincia l'11 e c'è la tournée in USA, quindi sarà tosta, ci saranno degli amichevoli importanti tra cui Barcellona e Real Madrid, e questa squadra del Guadalajara, insomma una Deportivo Guadalajara di quella zona americana, ecco, del Centro America. Quindi insomma bisogna fare qualcosa e più prima possibile, bisogna ufficializzare innanzitutto un po' Guardi Maria, poi assolutamente anche Zaniolo, che ne abbiamo parlato. Vediamo quello che con Cambiaso, perché probabilmente, anche se a me dispiace, non verrà tenuto in rosa, ma verrà girato alla Salernitana, e anche lì per fargli fare esperienza, quindi non lo so. I giovani, anche lì, di quello non so nulla. Miretti, Fagioli, Rovella, io proverei a inserirli, così come Ache, Sule e De Winter, quindi anche lì bisogna che li valuti Allegri, è l'unico che può appunto dare il suo responso finale. E poi siamo alle solite per le altre posizioni in attacco e centrocampo. Per il momento un'altra notizia bomba che mi è arrivata poco fa, sempre dall'America, è che Morata firmerà con l'Atletico, però chiederà di essere rimandato alla Juventus, quindi non so esattamente come quale tipo di giro dovrà esserci, però Morata teoricamente non vuole lasciare la Juve, è disposto addirittura a rimanere come riserva, quindi sinceramente anche
parlo di maniera come riserva, non sarebbe male, è comunque un giocatore che può aiutare sia come seconda punta barra terza punta e anche largo nella parte sinistra dell'attacco, dove ha fatto molto bene comunque a fine campionato quando Allegri lo ha riarrangiato in un ruolo diverso, perché comunque Morata non è uno che ti può garantire tanti gol a stagione. Con Pirlo ne ha fatti 20, ma l'ultimo Morata è un Morata che può arrivare secondo me massimo a 12-15 gol stagionali tra tutte le competizioni, e quindi non può essere che una seconda terza punta. Vediamo, sinceramente lo terrei volentieri. Dybala forse non riusciamo a trattenerlo, Bernardeschi già fuori, proviamo almeno a tenere un altro attaccante, perché comunque Cuadrado, se lo sposti nella linea dei terzini, non può fare l'attaccante, quindi anche lì perdi un ruolo. Vediamo ragazzi, è un calderone continuo che ribolle. Io proverò a fare un po' di ordine in tutto questo, non sarà facile perché ogni giorno spuntano nomi diversi e ovviamente io cercherò di essere il più possibile preciso e dettagliato, cercando di dirvi con il condizionale quello che potrebbe accadere. Qualche ufficialità ve la darò in anticipo se posso, ma di sicuro non mi inventerò le notizie. Anche le notizie che diedi da maggio fino adesso erano tutte notizie comprovate, verificate, che poi ovviamente non sempre possono rivelarsi veritiere, perché ognuno non è il custode della verità, e quindi ognuno di noi deve fare il massimo del proprio lavoro con rispetto umano di tutti quanti, però ovviamente anche i migliori giornalisti sparano cavolate a gogo oppure pensano di dire la verità e poi sbagliano, e sono tante volte in precedenza anche con Donnarumma, e quindi sono tutti casi che vanno comunque trattati con le pinze, no? Come sto facendo in questo momento. Mi raccomando ragazzi, ditemi la vostra, cosa ne pensate di questo video, lasciate un bel pollicione alto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio fortissimo da Stivello Magno, vi voglio un sacco di bene.